poi ancora l'aereo visto da terra che appare bello e sfrecciante nell'azzurro per chi lo osservi là in alto, mentre a bordo il pilota e i passeggeri stanno vivendo gli ultimi tragici momenti che precedono la catastrofe. Interessante il testo inverno, il cui grigiore viene paragonato meravigliosamente a una classe di lontana povertà. Ed è nel ricorrere l'immaginario giovanile e la filastrocca, e non solo. Filastrocca, quel breve componimento con rime molto semplici, che ha come caratteristica principale ritmo e solennità. Nel testo l'autrice esprime con un'efficace metafora la fine di un sogno. C'è sempre un principe su un bianco destriero, una strega brutta e malvagia, un orco grande e grosso. E le favole dove stanno? Nulla è perduto per sempre. I bambini, questi soggetti della filastrocca, trovano l'attimo e il movente per sprezzare con destrezza allegria. Hanno il diritto di essere furbi, l'età lo richiede. È un dovere il loro affinché da grandi non abbiano ad avere ripensamenti. Rodari maestro nel campo, docet, e Sergio Endrigo che ci ha lasciato quelle grandi filastrocche dall'alto insegnamento morale. Un tema forte affrontato dall'autrice ancora dei burli. Sull'argomento ha dissertato sapientemente un nostro giovanissimo scrittore, Daniele Novara, il quale dice i bulli non sanno litigare. Dall'inglese questa parola, persecuzione, un'azione di sistematica prevaricazione e sopruso nei confronti di chi viene percepita colta come vittima. Il bullo utilizza la violenza come modalità sistematica per controllare l'altro. La paura del conflitto costituisce l'humus inconsapevole necessario ai bulli per poter agire. Persa quella non ha più nulla. Rinchiusa si sente l'autrice, braccata come da fiere crudeli, spietate, al centro di quell'occhio che vuole essere fiero. Ma quale sarà la svolta? Sarà impegnativa. Giorno verrà, disse un grande papa, in donazione di manzoniana memoria. Alla resa dei conti quei prepotenti pagheranno cara la loro illusione e come anime vaganti si perderanno nel nulla, avendoci perso il cuore per strada e smarrito per sempre la meta. Un encomio particolare alla lirica Polvere di Stelle. Ricordiamo sicuramente l'omonimo film diretto da Alberto Sordi, con la mirabile colonna sonora di Stardust, dove Mimmo e Dea vivono un loro sogno di gloria e fantasticano un futuro brillante. Ancora nel testo, come recita altro autore amato dai giovanissimi, Valerio Scarpa, tra sogni e desideri dipingi il tuo domani. L'autrice recita, quando all'improvviso scorre tutto tranne il tempo, quando il mondo è fuori chiuso in un cassetto, ella si fa forza di quella luce speciale che la segue sempre. Brilla, sono come solo sa fare il cielo stellato. Essa è forza e poesia che irrompe e la immerge in sentimenti beati. L'universo scioglierà quelle regole in Polvere di Stelle. Tra sogni e desideri dipinge l'autrice il domani, restituendolo lì mirabilmente in un angolo di Polvere. Thank you.
arrivederci. Pure il premiato. Polvere di stelle, dichiara di santo. Iniziamo dal terzo prete. Allora, che è semplice? E la strocca del nome. Sì, perché la data è sbagliata, perché non è il primo prete. Ah, terzo prete. Iniziamo dal terzo allora? Sì. Perfetto, va bene. Volta credo sia giusto, fino a strofa dei bambini di Gaia Sergio. Beati i bambini, soprattutto i più birichini, che sprizzano allegria da tutti i pori, sorridendo sempre, anche nei giorni peggiori, che scherzano e saltano in continuazione, ridendo e ballando, senza alcuna esitazione. È da ammirare la loro contentezza, il loro modo di fare, la loro destrezza. Hanno il diritto di giocare, di essere felici, perché questa è l'età più bella e va vissuta con spensierato divertimento, altrimenti da grandi avranno qualche ripensamento. Seconda classificata, Schettini Rosali. Spietati e crudeli che ti seppelliscono sotto occhi malvagi. Fra un giorno, disse un grande papa, che i prepotenti la pagheranno cara di aver vissuto senza cuore e senza meta, come cani randagi che si avventano sulla preda. Non eccedere,
e porgere di sterno. Grazie, avrei voluto intrattenervi per molto tempo, però non è possibile, già vedo. E quindi mi limiterò a tratteggiare soprattutto i caratteri delle liriche che hanno conseguito il premio e in generale così han passato così qualche parola sul resto della produzione di questa silloge che abbiamo raccolto in occasione della indizione del concorso. La poetica delle liriche composte e presentate, come ogni anno, ci offre una varietà, un caleidoscopio di motivi che vengono a costituire la poetica di questa silloge, di questa raccolta. Naturalmente la comunanza dei motivi di ispirazione non significa una uniformità di composizione, sia dal punto di vista poetico che dal punto di vista dello stile e della tecnica espressi. Il tema più affrontato, come è solito succedere in questi appuntamenti, come è successo anche negli anni scorsi, è quello della esistenza umana, visto da prospettive diverse. Ecco, io mi sono preparato delle cose scritte, però ogni tanto c'è un diavoletto in me che mi spinge a fare delle considerazioni e le faccio a braccio, perché certe mi ritornano anche, quindi sono, diciamo, più libero di poterle sottolineare. Per esempio, questa considerazione, queste considerazioni sul senso della vita, dell'esistenza vista in prospettive diverse, è molto bello perché gli autori giovani che le hanno formulate, che le hanno espresse, hanno messo l'accento soprattutto sul dolore, sulla sofferenza e via dicendo, però hanno lasciato sempre aperto il campo alla speranza, al conforto, all'ottimismo, all'aspetto, diciamo, positivo. Quindi questo li ha in un certo senso connotati, perché trattandosi di giovani, non sono giovani che hanno già attraversato la vita, che hanno navigato, ma così quasi seduti, sognando, contemplando, hanno immaginato, e quindi alla fine sono meno disincantati, hanno più speranza, hanno più elementi positivi in cui essi stessi credono. Anche se i titoli dati alle loro liriche molte volte sono, diciamo, non sono fautori di tutta questa speranza, di questa positività. La lirica che ha vinto il primo premio è Dove volano le libellule, e rappresenta un momento di contemplazione estatica di fronte a un paesaggio e ad un mondo che sono rievocati nella sua immaginazione. La bellezza della poesia consiste nella identificazione di realtà e sogno, nella contemplazione di un mondo visto attraverso una lente quasi di un binocolo, di un cannocchiale capovolto. È una conquista, diciamo, sempre più
crescente, è un crescendo, diciamo. È una realtà ricca di colori, odori, sapori, carica di caldi sentimenti, accogliente con la vita, equilibrata nelle sue manifestazioni. Come una libellula, un insetto dal corpo sottile con quattro grandi ali trasparenti, simbolo di leggerezza, agilità, eleganza nei movimenti, l'autore, cioè l'autrice, diciamo, inaugura il suo volo leggero partendo dalle pure acque del Noce e proseguendo il suo viaggio attraverso un paesaggio incantato, ricco di sensazioni che eccitano gli animi per la loro icastica rappresentazione. I colori della luce che penetra sotto forma di fili, lo sentiremo nella declamazione, nella lettura sapiente, vorrei anche, diciamo, più lenta, tanto da farci sognare, da farci chiudere gli occhi. Veramente molto bella questa lirica. Quindi la luce che penetra sotto forma di fili, dei tetti rossi delle case, delle ginestre profumate, del rosso del vino, del rubino, dell'oro, del grano, questi colori si sposano e si fondono con gli odori che emanano da questo paesaggio e che il vento diffonde tutto intorno. Sembra quasi una festa dei sensi. Questa festa si celebra su un palcoscenico piuttosto aspro e difficile, quello delle gole e delle vallate, dei vicoli stretti, dei freddi gradini, degli antichi bianchi muri degli orti e delle povere case, scrigni di antichi sospiri generati dalla dignità del lavoro pesante e dalla sofferenza. Natura difficile, ma incontaminata, libera come i falchi che risalgono le vallate, le libellule che crescono indisturbate con i loro voli sull'acqua e sui fiori, come il vento che attraversa gli stretti vicoli tra le case regalando piacevoli sensazioni. Ma l'evocazione del vino, dell'acqua, del grano ci suggerisce la presenza di una umanità recuperata nel ricordo, evocata magicamente nei suoi riti e contemplata nella sacralità dei suoi gesti utili e religiosi. Qui avviene l'intima fusione fra natura e umanità, l'esaltazione della vita e della qualità dei suoi elementi. Le serene contadine di altri tempi assurgono, diventano sacerdotesse di una mistica religione naturale che ha impregnato di sé e dei suoi miti tutto un mondo pacifico e libero. Una religione che quasi immortala queste sue interpreti nelle figure di presenze impalpabili e trasparenti, proiettate in una dimensione spazio-temporale infinita. Questa fusione intima di natura e di umanità che rivive nel ricordo ci viene miracolosamente offerta a gradi, in un crescendo che nasce dalla visione di particolari e culmina nella infinità dello spazio e del tempo. La terminologia usata sembra studiata sapientemente per accordarsi alle note evocative dell'immaginazione dell'autore. Crea un susseguirsi di accordi tra note ed elementi sinestetici. C'è anche il tentativo di attraverso i colori, attraverso i suoni, di creare appunto questo senso della suggestività, della metafora, della sinestesia, che concorrono a formare una suggestiva melodia contaminata da una vivace, brillante tavolozza di colori. È veramente molto bello. L'attesa. Nella lirica l'attesa, l'autore è un'altra lirica che
presenta la vita in maniera, diciamo, non molto ottimistica, ma in una dimensione, in un senso di sofferenza e di dolore, l'autore cerca di condensare tutta una serie di immagini che rappresentano uno degli aspetti più evidenti e vissuti della nostra vita, la dimensione della sofferenza, del dolore fisico, quello che caratterizza alcuni momenti fondamentali dell'esistenza umana, per esempio come la nascita e la morte. E in quale palcoscenico questo dramma va in scena? Nell'ospedale, in quel posto che è diventato per tutti noi familiare, l'arena della nostra vita, potremmo dire, il metrò, che noi vediamo con occhi e sentimenti diversi a seconda delle nostre speranze e delle nostre delusioni. E qui avviene l'analisi delle varie situazioni che investono giovani e vecchi, bambini, mamme e nonni, tutti espressione di una multiformità, di un diorama umano che racchiude ognuno per la sua parte il segreto dei propri dolori e delle proprie speranze. I sentimenti e le attese sono commisurate alle proprie sensibilità, segnate anche cromaticamente dai colori dei vari codici di gravità del male. Si parla di codice rosso, di codice verde, eccetera. E questo è molto bello, crea queste immagini molto vive, viste tutte con una grande sensibilità e rispetto, interpretate con profondo senso psicologico, in cui si connotano bene tutte le sfumature filosofiche della vita, dal senso gioioso e incosciente dei bambini a quello pensoso delle madri a quello rassegnato degli anziani. Su tutti fa da cielo l'ansia, e l'ansia è il cielo che copre tutta questa umanità, talvolta espressa e talvolta nascosta o malcelata quest'ansia. Ed ecco, nel verso finale della lirica, la sintesi di questo dramma esistenziale: siamo tutti malati in questo grande ospedale. Purtuttavia, l'attesa, a mio avviso, vuole consegnarci un messaggio positivo, quello della speranza, della solidarietà, della comune condivisione del destino. Non peraltro, il palcoscenico è l'ospedale, cui noi guardiamo per lo più in una prospettiva ottimistica. L'altra lirica, A mia madre, il terzo premio, tratta il tema dell'amore materno. In A mia madre l'autore, cioè l'autrice, inizia con un quadro piuttosto desolante del dolore vissuto per la perdita della persona più cara e indispensabile nella propria vita. Tutti gli elementi evocati concorrono a delineare questo quadro: il freddo, la neve, il ghiaccio, il senso della paralisi che investe il cuore umano desideroso di essere riscaldato dall'affetto materno. La vita normale e appagante nel calore dei sentimenti familiari viene sognata e accarezzata negli esiti irrealizzati, viene immaginata in una dimensione quasi ludica e sentimentale, nella giusta e desiderata atmosfera di un caldo nido esistenziale. Su ogni riflessione incombe un ingiusto e crudele senso di privazione di un bene dovuto ad ogni essere umano, capace di farlo crescere e di realizzarlo compiutamente, qual è l'affetto materno. Ma nell'invocazione conclusiva della lirica, il conflitto dei sentimenti, la ferita aperta e sanguinante si ricompone, si appieta nella consapevolezza del valore del frutto della vita che quel seme ha trasmesso, della testimonianza del valore di quel bene che deve a sua volta essere affidato in una vicenda interminabile e concatenata di affetto.
gocce di umanità e la lirica indicata come, diciamo, oggetto di un riconoscimento particolare con una pergamena. E l'autore nel comporre questa lirica sembra essersi ispirato alla multiforme e contraddittoria storia attuale, punteggiata da eventi ed episodi ricorrenti di cui siamo informati continuamente dai mezzi di comunicazione. E proprio per questo, e si tratta della crisi dei popoli, di questo esodo interminabile attraverso oceani e mari e del dolore che questi popoli sopportano. È proprio per questo che forse tendiamo a dimenticarcene, proprio perché ogni giorno sentiamo queste notizie e a nutrire nei loro confronti dei sentimenti di indifferenza e noia, ma si tratta di fatti che investono l'uomo, il valore delle persone, fatte anch'esse di corpo e anima, anche se di colore diverso, con i quali, volente o nolente, siamo chiamati a fare i conti dal tribunale della storia, sia sul piano materiale che su quello spirituale. Le varie immagini di umanità rappresentate scaturiscono, oltre che da una profonda sensibilità alla condivisione e alla solidarietà, da una formazione culturale che rivela la conoscenza delle problematiche e dei suoi esiti. Cioè, l'autore ha alle spalle un retroterra di cultura e di storia che lo porta a creare questi flash, queste immagini, queste individualità. Non è un caso, non è un caso. Questa serie di riflessioni pertinenti non è finalizzata però a uno scopo puramente accademico, distaccato, dimostrativo, d'occasione, ma invita alla presa di coscienza di una responsabilità sociale che ci investe tutti come comunità civile. Non a caso è vista come fenomeno dalla valenza razzistica, l'emarginazione delle fasce giovanili che, a cui si fa anche riferimento. C'è una, diciamo, un avvicinamento, c'è un legame. Il loro allontanamento dalla pratica del lavoro, unica e soddisfacente possibilità di sentirsi uomini, capaci di progettare e realizzare, soprattutto nel campo umano e sociale, sono tematiche di attualità fortemente sentite e nell'ambito, cioè in un ambito che è molto più ampio, per esempio quello dell'esistenza umana, del male di vivere, lo troviamo negli Aquiloni non volano più, che è dello stesso autore della lirica premiata col primo premio, dove volano le libellule, oppure il tema, diciamo ancora, della vita considerata nel suo esito fallimentare dei sogni e delle speranze, in sconfitti, nella lirica sconfitti, o nel senso della caducità, nella dimensione dei ricordi sofferti e dolorosi, i ricordi, nella paura di affrontare la vita vivendola senza qualità e quindi nella prospettiva del destino della dimenticanza, dello scivolare via, questo è il titolo, oppure del contrasto tra la sete di protagonismo e il destino di fretta comparsa, male, oppure innocenti donne, il segreto del suo male. Il tema della natura è presente in dove volano le libellule e in un'altra lirica che si intitola O natura, linfa dei miei pensieri. Poi c'è il tema del sogno, sempre suggestivo e emblematico nella poesia. Il sogno visto come fuga dalla realtà, diretto verso un mondo di speranze irrealizzate, oppure in una diversa altra accezione. Poi abbiamo il tema dell'amore, amore verso la mamma, nella lirica già citata mia madre, in Angelo in terra, l'amore verso la propria terra. Poi il
tema della libertà, una libertà che alla maniera, diciamo, giovanile, vista svincolata da ogni legame, da ogni legge, da ogni, cioè una libertà ex legge, no? Una libertà proprio viva fino alle fondamenta, senza alcuna limitazione. Ancora il tema della felicità, infelicità, valore, e il tema dell'arte in due liriche: arte, titolare arte, emozione e storia, e la musica. Particolarmente interessante questa lirica, la musica, perché si nutre di alcune immagini, no? Che sono anche in una certa, con un certo ritmo, un certo stile che vuole un po' ricalcare una lirica accademica alla ricerca della rima, di elementi tradizionali, però introduce qualche elemento di commozione, per esempio l'immagine del suono del violino e della voce del bambino, e a questo proposito fa ricordare per esempio le sinfonie di Brahms, il violino che è così struggente che porta anche la commozione al pianto. Quindi, diciamo, sono tutti temi molto interessanti, e sono trattati anche con una tendenza a superare lo schema tradizionale della lirica pre-romantica. In alcune poesie la parola poetica si propone di agire su una zona più profonda, oscura dell'animo del lettore, assumendo un valore evocativo e suggestivo. Certamente gli autori non vogliono con questo procedimento escludere la massa dei lettori dalla comprensione, rivolgendosi solo a una platea di iniziati, di specialisti. Ma non vogliono rinchiudersi in una torre di avorio, ma intraprendere quel cammino, quella strada della poesia, sia pure di stampo romantico, in cui affiorano elementi e immagini imprecisi, indefiniti, che sono capaci di mirare in modo diretto al cuore, di evocare talvolta sensi misteriosi. Io ringrazio voi per la pazienza che avete avuto nell'ascoltarmi, ma soprattutto questi giovani che si sono resi protagonisti di momenti di poesia e hanno dato adito a questo spirito creativo. Io li chiamerei poeti in nuce, no? O autodidatti o cresciuti sotto la guida sapiente anche illuminata di chi li forma a scuola, perché va ancora a scuola, in questo cammino di elevazione spirituale verso il raggiungimento della verità, perché la poesia è sempre questo, un tentativo di arrivare alla verità. Non ci dimentichiamo che il senso della poesia nell'antichità, nel passato, e soprattutto mi riferisco a Boccaccio, era messa sullo stesso piano, era una strada parallela con la teologia per arrivare alla verità. E io, il riconoscimento va a loro e la lode alla loro poesia. Anche se può darsi che qualche elemento della loro poesia possa essere inficiata in questo contatto tra chi crede, sottoscritto, di svolgere una funzione anche critico-interpretativa, non so con quanto successo, ma vi assicuro con tanta gioia e tanta soddisfazione per
essermi, per aver chiuso gli occhi e per aver sognato in questi momenti in cui ho letto e riletto alcune di queste liriche. Grazie. Allora, io mi sono permesso, mi permetto di leggere le motivazioni, perché queste poesie, diciamo, le sento quasi mie. Ho talmente partecipato con l'animo che voglio leggere anche la motivazione. Allora, la motivazione della pergamena a gocce di umanità. La lirica, la lirica, ispirandosi a una serie di eventi di significativa e pressante attualità, cerca di sensibilizzare la coscienza umana alla condivisione del destino esistenziale mediante una pertinente e partecipata riflessione storico-culturale. Gocce di umanità. Sono un profugo siriano, solo in mare, vorrei ritornare. Ero kenyota, studente e cristiano. Ero figlio occidentale. Ho pagato con la vita il mio peccato capitale. Sono intollerante e musulmano. Costui è il califfo che mi arma la mano. Sono vero, breve militare. Di vedetta sto pronto al colpire, come anzi in passato. Reo solo di obbedire alla banalità del mare. Sono yankee e ricco, e me ne sto a guardare. Sono greco e povero, ma ho un passato da tramandare. Sono un giovane italiano, e a dispetto della casta, voglio un futuro in cui sperare. Sono un profugo siriano, in mare c'è qualcuno. Qualcuno mi tende la mano. Il secondo, sì. Ha meritato il terzo premio. Gioia Lorena consegna il premio, venga Gioia Lorena, consegna il premio la professoressa Rita De Filippo. Legge la motivazione il professore Cangelo. La motivazione del terzo premio della lirica a mia madre recita così. La lirica, con profonda sensibilità d'animo, evoca speranze e sogni realizzati, generati ed alimentati da un caldo amore materno, in contrasto con la sofferenza di un tragico destino presente. Pur se sballottato in questo conflitto di sentimenti, il cuore alla fine trova conforto. A mia madre, di Lorena Gioia, sotto questa neve odo il tuo nome, mamma, e il mio cuore nell'infinito annega. Ora che le vene mi ghiacciano, il ricordo mi tormenta, ma la nebbia si fa soave se nell'aria il tuo profumo sento. Mi mettesti al mondo come fuoco, senza fiamma, e credo che la vita in te sarebbe stata un gioco di colori e di emozioni. Mamma,
Anche le lacrime possono trasformarsi in sorriso, perché grazie a te non sono solo ombra. Il secondo premio, Maurone Domenico, venga. Consegna la professoressa viceconte Lucia. Allora, secondo premio, L'attesa di Domenico Maurone. La lirica, in un dinamico quadro di immagini di dolore, rappresenta il diorama dell'esistenza con una sapiente interpretazione del dramma della vita. Prevale alla fine un'amara riflessione, non priva però di un messaggio positivo nella condivisione del comune destino umano. L'attesa di Domenico Maurone. Tre di notte, luci rosse e blu, respiri pesanti, occhi lucidi, scorrono seghe a ruote e lettini. L'ansia va da cielo. Figli ormai uomini accompagnano lente e rugosi madre. Giovani mamme invece pallide in viso aspettano figli dagli occhi tondi e vispi. Qualcun altro, con l'età più in là, lo sguardo nel soffitto perde, innamorandosi del nulla, impregnandosi di pensieri, forse troppo importanti e veri. Espressioni spente, voci gracili, cervello altrove, codice rosso, giallo, verde, bianco, ogni qualvolta la porta si apre e gli sguardi si posano sopra in cerca di conforto, ma è solo un altro povero uomo. Speranza, dolore, notti insonni, nervi a pezzi, siamo tutti malati in questo grande ospedale. Ha meritato il primo premio Ielpo Elisa. Consegno io il premio e legge la motivazione il professor. La motivazione recita così. La lirica, dove volano le ribelle, la lirica rievoca in un momento di estasi contemplativa squarci di vita in cui si fondono intimamente immagini di una natura e di un mondo familiari con mistiche presenze umane in un quadro ravvivato da una delicata sensibilità impressionista. Ha
siamo agli adulti. Anch'io ho letto tutte le poesie, non faccio parte della giuria, però ricevevo le poesie. Avete letto nel bando che consegnavo, dovevano essere consegnate le poesie a Giuseppe Lezze, che sono io. Passiamo adesso alla premiazione degli adulti. Ah, la poetica, sì. Relaziona la professoressa Maddalena Canonico Portiglio. Dicevo, sono l'ultima, ma spero di catturare ancora per un poco la vostra attenzione. Allora, la poesia mette a fuoco l'esistente, il vivente, attraverso l'ispirazione e l'arte delle parole. La poesia non crea formule fortunate, quelle spettano ai sociologi che leggono il reale e le sue dinamiche e fanno analisi che divengono quasi luoghi comuni, ma con notevole margine di errore. Avevano previsto che questa sarebbe stata l'epoca dell'immagine e seppur in vero in parte, mai come in quest'epoca esiste uno scambio infinito di parole, di messaggi scritti, di frasi attraverso tutti i modi della comunicazione e dei network contemporanei.